La verticale è sicuramente uno dei movimenti molto utilizzati nel contesto del corpo libero, nel verticalismo, nella ginnastica, nel mondo del CrossFit, in tantissime discipline. È un movimento sostanzialmente di equilibrio che non dovrebbe andare a richiedere eccessiva forza e che permette di andare a coinvolgere un'elevata quantità di muscolature, come per esempio la muscolatura dell'avambraccio, la muscolatura del tricipite, la muscolatura della spalla, la muscolatura del core, del bacino e via dicendo. Quindi è sicuramente un esercizio completo. A livello puramente tecnico, nell'esecuzione di una verticale corretta, noi dovremmo poter tracciare una linea verticale perpendicolare al pavimento che passa dai piedi, per i fianchi, per le spalle e per le mani. Quindi esattamente come una fila di lattine, una impilata sopra l'altra, si tratta di andare a creare una struttura che sia estremamente stabile e che sia facile da controllare. A livello puramente tecnico, vi sono alcuni accorgimenti. La prima è sicuramente il fatto che i gomiti devono essere completamente bloccati. La seconda, sicuramente, è che le spalle devono essere portate in una posizione di elevazione, quindi dovreste percepire il deltoide che tocca l'orecchio. La terza è sicuramente non andare a mantenere le scapole in retrazione, ma piuttosto cercare di andare a portarle in protrazione e di extra ruotare l'omero. Sicuramente un altro accorgimento è quello di andare a posizionare il bacino in retroversione in modo da creare una linea che permetta di andare a controllare la parte inferiore del corpo con la parte superiore del corpo. La posizione della testa dovrebbe essere tale per cui con la vista periferica siamo in grado di scorgere i pollici. Quali sono gli errori principali? Beh, sicuramente piegare le braccia, andare a perdere quella che è la massima flessione scapolo-omerale e di conseguenza andare in avanti con le spalle, andare a innalzare la bassa schiena perché non si vanno a contrarre correttamente gli addominali e glutei. Logicamente ci si può infortunare praticando la verticale, soprattutto se non si ha una buona mobilità a livello delle spalle. Generalmente una scarsa mobilità a livello del singolo scapolo-omerale va ad indurre una sorta di forzare la posizione pur di rimanere nella posizione di inversione. Di conseguenza si cercherà di portare avanti le spalle per riuscire a mantenere il baricentro esattamente sotto le mani, andando ad aumentare quella che è l'estensione a livello del capo, oppure si andrà a modificare la posizione delle gambe per cercare nuovamente di mantenere il baricentro sotto le mani, col rischio di andare a sovraccaricare tutta la parte lombare della schiena. Quindi, come vedete, è un esercizio complesso che richiede di andare a soddisfare determinati requisiti, che per forza di cose può andare a indurre infortunio, ma che sicuramente può dare grande soddisfazione.